Il futuro dell'ex arsenale di Pavia presso la Sala Politeama è stato un importante momento per condividere con la cittadinanza lo stato di avanzamento delle attività all'ex arsenale di Pavia. Presenti il sindaco Massimo De Paoli e i dirigenti dell'Agenzia del Demanio, del Ministero Beni e Attività Culturali per la Lombardia e il direttore dell'Archivio di Stato. Uno dei più importanti beni demaniali di Pavia sta finalmente tornando a disposizione dei pavesi. La giornata di oggi ci permette di avere qui come ospiti il Demanio e il Ministero dei Beni Culturali, rappresentati dai loro funzionari dirigenti, e quindi un momento importante per la città, più che ancora non solo per noi come amministratori. Sono le due entità che opereranno direttamente, che hanno stanziato i fondi per intervenire, per insediare funzioni importanti come gli archivi e per innescare insomma, il meccanismo di recupero dell'intera area. È un passaggio sicuramente fondamentale e siamo contenti che la città stia rispondendo a questo in modo molto partecipe. Questa sera a Politeama vengono presentate le linee guida sul recupero dell'area dell'arsenale. Sì, abbiamo costruito insieme all'ufficio tecnico, al Demanio e alla Regione, delle linee guida affinché ci sia un'idea globale di quello che diventerà questo pezzo di città, affinché questo pezzo di città diventi un pezzo importante della città storica affinché ci sia la bellezza e la completezza di tutto il luogo della città di Pavia. L'arsenale è uno dei 30 beni demaniali che lo Stato possiede nella città di Pavia. Quando un edificio, come il caso dell'arsenale, perde la originaria connotazione pubblica, ovviamente deve essere assegnata un'altra, deve venire riqualificato per acquisire un'altra tipologia di utilizzo pubblico. All'interno dell'arsenale possiamo collocare un numero interessante di uffici o di presidi che ora sono in locazione passiva. Sotto il profilo operativo credo che nessuna selezione sia stata più favorita di questa dell'arsenale, perché è raro trovare una coesione istituzionale quale quella che siamo riusciti a raggiungere con il MIBA e con il Comune di Pavia. Credetemi, non è scontato. Ringrazio per questo il Sindaco, ma credo che tutti vogliamo ringraziarlo per la grande tenacia che ha mostrato nel voler perseguire questo obiettivo. Valorizzare, intanto, mettendoci dentro nuove funzioni, significa assicurare la vita dell'edificio, perché un edificio è vivo fino a che vengono erogati la manutenzione ordinaria e quella straordinaria. Così come ho dato la notizia poco fa in anteprima al sindaco, riferirò del finanziamento di 1,5 milioni di euro che l'Agenzia del Demanio ha oggi accreditato per consentire le opere di bonifica dell'intero compendio, cioè di tutti 143.000 metri. In un compendio così vasto ci sono tante funzioni da insediare, non solo pubbliche ma anche forse private, di investitori, di chiunque abbia un'idea e naturalmente anche il corrispondente budget economico per realizzarlo. Ringrazio di cuore il sindaco e ovviamente le persone, l'assessore Gualandi e le persone che l'hanno sorretto. Ringrazio di cuore perché il legame che c'è tra una città e i suoi edifici poi lo si coglie e lo si mostra nei fatti. Il sindaco l'ha mostrato in maniera egregia, anche sotto questo profilo Pavia è una delle prime città, non nella sola Lombardia, ma oserei dire, se non temessi di apparire un pochino superba, in Italia. Quindi, viva Pavia! Grazie Pavia! Grazie!